Namaste, sono Ace Brave, ben ritornati a un altro episodio di Ocean Horn. Siamo all'interno dell'isola delle bombe, delle caverne dell'isola delle bombe, le miniere dell'isola delle bombe. E vediamo un po' che cosa succede. Qua già vedo un po' di cosa c'è da fare. Allora, abbiamo un enigma dovuto al fatto che abbiamo questo. Quindi questa la possiamo spingere qui e dovrebbe bastare a risolvere l'enigma. Abbiamo pochissima energia, ma vedremo di trovarla. Allora, se andiamo qua sopra possiamo passare di qua, andiamo di qua, andare dritti. Quindi dovrebbe essere già risolto l'enigma. Lì c'è quella. Ok, siamo morti. Per fortuna ricominciamo con tre cuoricini, perché siamo appunto entrati in una zona nuova. Sto pensando se serve mettere roba da quella parte, ma mi sembra di no. Va bene, andiamo avanti, allora vediamo di sconfiggerle, di partire con un pochino più di difese. Ok, e qua c'è qualcosa da prendere là dentro, probabilmente la chiave. Se uso questa, va giù questa, ma se vado via probabilmente ritorno indietro. No, non ritorno indietro. Ottimo, quindi andiamo qua e apriamo questa cassa che in teoria contiene la chiave. Che è un'altra chiave normale. La chiave normale la possiamo usare per andare ad aprire questa porta e addentrarci sempre di più nelle miniere. Vediamo che cosa troviamo di bello. Ci sono altre cose? No, sconfiggi centipede. Qua posso tornare... andare in questa zona, che è una zona nuova. Però c'è questa che potrebbe essere una roccia che mi serve. Quindi sapete cosa faccio? Me la porto in avanti per precauzione. Vediamo, allora, di qua abbiamo un'area con un goblin, di qua abbiamo una possibile uscita. Quindi proviamo a uscire di qua. Miniera abissi, ok, questa è una zona nuova. Torniamo indietro, allora, finiamo di esplorare prima l'altro piano. Un dungeon un pochino più complesso questo, miniere sperdute, gallerie. Questa gliela lanciamo addosso. Perfetto. Qui che cosa c'è? C'è possibilità di andare di qua, possibilità di andare di qua. Qua c'è questa che mi porta giù in un altro posto. Siamo negli abissi, ma siamo da un'altra parte. Ah, siamo prima dell'entrata di là. Ok, quindi possiamo scendere di qua, fare il giro di qua. Sto cercando di capire se ci sono cose particolari, ma per adesso intanto esploriamo e recuperiamo energia in questo caso, e basta, è molto semplice. Ci sono un sacco di monetine in giro qua, quindi molto bene. Una alla volta, tra l'altro. E c'è anche questa da poter recuperare, molto bene. E tra l'altro in questa maniera mi viene spiegato che c'è un'altra scala qui e non è la stessa scala, quindi questa la possiamo usare. E continuiamo ad esplorare, perché mi orienterò un pochino con la minimappa cercando di capire dove sono. Qua ci sono un sacco di... Posso cadere dentro questi buchi, probabilmente. Ci vedo un sacco di freccine. Ok. Andiamo di qua. E proviamo a non cadere là dentro, ma a continuare a esplorare. Magari saliamo di qua e andiamo da questa parte, a questo punto. Qua c'è un checkpoint. Questo mi porterebbe giù e quindi probabilmente su di nuovo. Di qua c'è questo. Ah, abbiamo ancora questi tipi di nemici che volano con un occhio solo. Qua c'è questa, cosa sblocca? Ok, abbassa quello, molto bene. A questo punto seguiamo questa direzione. Questa direzione mi porta qua dove ci sono una serie di casse. Per passare avanti cosa devo fare? Devo spostare questa giù, questa di qua e questa di qua. Qua posso salire di qua, continuare l'esplorazione di qua. Vediamo dove mi porterà. Qua c'è un'altra chiave, abbiamo bisogno di un'altra chiave per aprire quello, ok. E qui? Dobbiamo tipo illuminarle, ce n'è una sola attiva. Ok, c'è qualche tesoro che deriva da quella roba, probabilmente. Vediamo di nuotare e continuare l'esplorazione lo stesso, andando su per questa scaletta qui. Qui per avere quella devo spostare questo di qua e questo di qua.
Qui dietro però non ci passo, quindi adesso dovrei resettare per rifare la via, a meno che non faccia così e così, 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 questo di qua, questo di qua e questo di qua, ma dove posso passare sopra tutti quanti e aprire anche quest'altra scatola qua, questo baule qua. Una chiave normale, perfetto, possiamo accedere a un'altra zona. C'è qualcos'altro da questa parte? No, torniamo indietro probabilmente. Sì, mi sembra proprio di sì. Quindi possiamo tornare di qua, con questa chiave c'era la porta di qua. È la porta qui? Sì, la porta qui, apriamola. Vediamo dove ci porta la porta. Ah, ok. Abbiamo distrutto la parete in cui provenivano strani rumori, ma all'improvviso il terreno ha ceduto e siamo caduti nella terra di un centopede gigante. Sono dei pochi che sono riusciti a fuggire. Ho chiuso la porta e l'enigma del fuoco è più che sufficiente per tenere la chiave al sicuro. L'enigma del fuoco, quello che ho appena fatto? No, l'enigma del fuoco è probabilmente... Ah, ok. L'enigma, l'ha chiamato enigma del fuoco, quindi immagino che abbia a che fare con queste. Se le avvicino le incendio, sì. Tada! E apriamo queste, troviamo dentro, a parte la luce negli occhi, la chiave gigante. Hai trovato una grande chiave, usala per aprire il grosso forziere e la porta principale su quest'isola. C'era la porta principale dove? Ah. Intanto abbiamo questa cosa nuova e sto cercando se c'è qualche altra zona da esplorare. Non credo adesso. O meglio, sì, ce n'è. Ed è qua sopra. Devo cercare se c'è la stanza grande, la chiave, cose di questo tipo. Per adesso possiamo solo curarci. Qua non c'era nient'altro. Là c'è un nemico che avevo già sconfitto prima. Vediamo di esplorare qua sopra. Qua c'è un'altra chiave, però è una chiave normale quella, mi sembra. Hai ottenuto una chiave normale. Ah, per averlo ucciso, ottimo. Quindi c'è anche la possibilità di fare questo. E apriamo pure. Magari troviamo qualcos'altro interessante. Questa è... Tararara. Un vecchio stivale, ma dentro è trovata una moneta. Questo mi attiva quello, ok. Quindi ho trovato il vecchio stivale che però non è un oggetto, è un oggetto così a caso. Cioè un oggetto che è lo stivale che non serve a niente. Allora, la porta che si è aperta era qui? Era sott'acqua là in mezzo forse, se ho visto bene. Era sotto, ah, qua sotto, ok. Qui e qua sotto. Mi posso entrare qua dentro e qua dentro dove mi porterà? Dove c'è la porta? Mi possiamo aprire questa chiave qui e vedere cosa c'è qua dentro. Ok, partita salvata. Immagino che ci sia una battaglia boss. Oh oh, miniere sperdute, abissi. C'è il centopede. A cui lancerò di tutto. Scappa, scappa, scappa. Sì, mi sa che bisogna ucciderlo così. Scappa, sopra, sopra. Ok. Posso prendere altre robe da lanciargli? Vediamo di andare di qua. Intanto si sono spatacati tutti. Se vado di qua esco. Sì, se vado di qua esco. Quindi non va bene. Prima indietro. Prima voglio distruggere questo centopede, che è tornato col massimo dell'energia, immagino. Ci sono altre zone. Sì. C'è questa zona qua anche.
fanno abbastanza danno, eh. Però non hanno neanche tanta energia. È solo che mi uccidono dopo 3 secondi. Ok, quindi vediamo se riusciamo a recuperare l'energia indietro. L'ideale sarebbe andare appunto qua sopra, dove almeno ho degli oggetti da lanciargli. No, però mi uccidono come niente. Sto perdendo un po' di esperienza, quindi vediamo se ce la facciamo lo stesso andando giù di qua. Proviamo a tornare. Sì, il centopede devo distruggerlo in qualche maniera, quindi vediamo intanto che cosa c'è qua dentro. Pezzo di cuore? No, un cuore per curarsi. Niente di che. Quindi o torniamo indietro nella zona oppure cerchiamo ancora di ucciderlo. E dovremmo avere molta pazienza, a quanto pare, per ucciderlo. Ok, così ne ho uccisi un po', eh. Ok, ho ucciso metà di tutto il centopede, che non è male. Forza! E ce la facciamo. Ah! Ok, manca solo uno. Ce l'abbiamo fatta! Sconfiggi il centopede nella miniera sperduta. Perfetto, e siamo diventati uno sterminatore. Adesso siamo un pellegrino. Premiamo start, il pellegrino. I tuoi oggetti sono stati ripristinati e hai ottenuto un bonus di 100 monete per la gilda degli avventurieri. Fico. Adesso il prossimo livello è a 750. Abbiamo finito tutte le cose all'interno di quest'isola. Però, isola delle bombe, vediamo se mi dice il livello delle sfide. 72%, ok, quindi ce ne sono ancora un po'. Vediamo di andare da questa parte. Scendiamo giù di qua. Spingiamo questo. E lo spingiamo ancora. Così possiamo scendere e scendere di qua. C'è qualcos'altro di qua? Questa non possiamo muoverci ancora. Ok, non abbiamo possibilità di distruggerlo, allora andiamo da questa parte e torniamo indietro. C'è una grande cassa qua. Che contiene? Hai trovato le bombe, usale contro i nemici, sugli ostacoli più fragili e su qualsiasi soggetto in cui ti imbatti. Ok, bombe che possiamo usare con il tasto B. Quindi possiamo piazzarne una qua. Perfetto, quindi possiamo fare la stessa cosa qua. E come funzionano le bombe? Le posso lanciare? Vediamo, o le posso lasciare anche. Ottimo. Quindi lasciandole posso andare avanti da questa parte e posso aprire queste due casse. Abbiamo ottenuto una conchiglia rara che vale 5 monete e abbiamo ottenuto... Cosa c'è di bello di qua? 25 d'esperienza. Bene, bene, bene. Continuiamo la nostra esplorazione allora andando nella zona che ho aperto di là. Abbiamo le bombe che ci servono per continuare nella zona desertica, quindi dovremmo uscire da qua. Dungeon abbastanza lineare alla fine, c'è un mini boss anche molto interessante. Siamo all'ingresso della spiaggia. Quindi siamo ritornati nella zona che volevo. Questo cosa mi fa? Ah, mi riattiva questa zona che giustamente l'ingresso è l'uscita da quella parte dove c'erano i topi. E possono lasciare bombe adesso anche i nemici. Non posso salire di qua, devo salire dall'altra parte. Ottimo, saliamo di qua e usciamo. Siamo all'ingresso esatto che è da questa parte. Ottimo, ottimo. Perfetto, adesso che abbiamo le bombe, abbiamo zone nuove da poter esplorare. Sto pensando come raggiungere quell'isola là, ma a quanto pare non possiamo farlo ancora. Abbiamo le bombe da prendere, quindi 5 credo sia il massimo, visto che è diventato giallo la cosa.
E adesso che abbiamo le bombe, abbiamo fatto tutto quello che ci serve, quindi possiamo ritornare indietro dal nostro... uccidiamo questo, giusto perché potrebbe essere una quest. Magari se lo colpissi. Se colpissi lui, gentilmente. Non riesco a colpirlo. Ok. Così magari facciamo la quest, quella di respingere con lo scudo. E vediamo l'ora di ritornare indietro. Magari parliamo anche con il bombarolo, già che ci siamo, perché ne abbiamo trovata qualcuna. Andiamo a parlare col bombarolo, già che ci siamo. Quindi si va qua a casa del bombarolo. Ciao bombarolo, come stai? Ecco cosa è successo alla miniera. Un gigantesco centopede, terribile. Mi sa che è arrivato il momento di andare in pensione. Ho sempre sognato di avere una barca tutta mia. Magari lo troveremo in giro. Sulla barca. Ok, vediamo di andare su di qua, tornare indietro da questa parte. Vedete, molto bello il fatto che possiamo esplorare così facilmente tutte le isole. Un sacco di roba. Sto camminando sulla collina, questa cosa scintillante la sappiamo più o meno. Forse c'è quella zona da esplorare di nuovo? Non saprei. Qua c'è un'altra cosa che probabilmente è il salto, ma non ce l'abbiamo ancora, qualcosa del genere. Forse qualche oggetto che ci permette di spostarci più facilmente in giro. Ma per adesso possiamo prendere pure la mappa e dirigerci verso le terre desertiche. Andiamo pure. E vediamo che cosa riusciamo a combinare da questa parte. Poi quando avremo le bombe, visto che abbiamo le bombe, adesso possiamo esplorare la zona nuova e vedere se troviamo uno degli emblemi. Perché gli emblemi, se non sbaglio, uno era nel deserto, uno era in fondo al mare e uno era quello del sole, che è il di Arcadia. Quindi nella città di Arcadia, forse? Nell'isola di Arcadia? Se ho ben capito. Poi intanto facciamo un po' di distruzione atomica. Ho sbloccato quante isole? 5 isole su 20... 15 sono. Bene, bene, bene. Andiamo avanti. Almeno dovrebbero essere 15, forse c'è qualche isolotto segreto qua e là. Anche perché la mappa dice che posso andare dove voglio, effettivamente. Posso andare anche in mezzo al nulla. Abbiamo un bel po' di strada da fare, ma vedrete che ce la faremo. Quando ci distruggiamo questo, spariamo là in fondo così a caso per cercare di... riusciamo a colpire qualcosa da qua? No, spariamo troppo avanti. Ed è l'isola, eccola là. Quindi siamo quasi arrivati. Bello che abbiamo questo sparasemi in che ci permette almeno di non di goderci il panorama e contemporaneamente fare qualcosa, così non ci annoiamo più di tanto. Non sono tanti i giochi che fanno del passare da una zona all'altra il divertimento, quindi molto molto bene. Respingi 10 volte, butta fuori un nemico con lo scudo. Questa non ho ancora ben capito come funziona. Abbiamo la possibilità, se vogliamo, di cliccare e leggere quello che c'è qua dentro. Come vedete, qui erano gli ovru. Ve l'ho letto già, non ve l'ho letto effettivamente, ma l'avete letto voi. Sono comparsi insieme alla loro saggezza. Quindi possiamo andare di qua e andare a parlare con il signorino. Per... dove è finito il signorino? Non c'è più il signorino. Quindi forse lasciamo la bomba direttamente qua. Tada! Abbiamo la zona nuova da poter esplorare e vedere cosa succede. Qua possiamo spingere sta roba. Questa qua e questa qua. Questa la possiamo anche distruggere eventualmente. Forse non possiamo distruggere le rosse, ma solo quelle dell'altro colore. Vediamo di cominciare ad esplorare. Qua ci sono un paio di goblin. Prepariamo il nostro colpo speciale. Grazie per la bomba. Continuiamo l'esplorazione. Magari facciamo la prima qua sopra. Ok, lì c'è la scala probabilmente per non poter tornare indietro. E allora scendiamo giù e continuiamo l'esplorazione. Qua c'è un checkpoint. A te ti lancio questo. Questo a quanto pare è molto più facile da uccidere con gli oggetti. Quindi facciamo un bello scatto e gli lanciamo questo. Prima avevo fatto in modo che la cosa gli rimbalzasse in testa e l'ho ucciso con un colpo solo. Perché stessa cosa con questo, probabilmente si fa più in fretta a ucciderlo lanciandogli addosso le rode.
Ok, e vediamo di addentrarci ancora nella, in questo posticino. Questa cos'è? Andate via, c'è scritto. Lì c'è una zona da sbloccare. Che grande che è sta mappa. C'è un po' di gente, mi ha ucciso come niente. Ho fatto anche la rima. Allora, vediamo di andare di qua. Magari andiamo verso nord sto giro, senza andare verso sud. È una zona bella grande e là c'è un cartello che mi interessa leggere. Per spostare i blocchi e raggiungere la torre di guardia. Perfetto, allora vediamo di andare giù di qua. Questo è l'andate via di prima. Allora proviamo a esplorare questa zona, ma andare su di qua. Forse possiamo passare là sotto. Non possiamo passare qua sopra. Forse possiamo passare là sotto. Allora, c'è una porta per entrare da questa parte. E vedremo di continuare le grotte del deserto nel prossimo episodio di Oceanhorn. Io sono East Brave. Namaste, be brave.